Buona giornata a tutti, io sono Claudio Simeoni, sono ancora qui in trasmissione. Comincio prima questa volta, perché comincio prima? Perché non c'è Mario, io ho coperto tutto quanto sto periodo e allora tanto vale che cominci immediatamente così mi riempi una cassetta di 1 ora e mezza che poi posso lasciare qui in radio per repliche o per tappare buchi eventualmente non ci fossi. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ovviamente i radioascoltatori che erano in ascolto per le 7 si troveranno, se si accenderanno la radio, si troveranno la trasmissione già iniziata. Vabbè, sono cose che succedono quando i buchi vengono lasciati un po' aperti per questioni di lavoro, per problemi vari. Poi ricordatevi sempre che gli speaker di questa radio sono tutti volontari e tutti gli speaker impegnano il loro tempo, la loro energia proprio per, sia perché dà piacere essere in radio, sia perché dà piacere esporre e fare le cose che piacciono, ma sia perché in fondo ci tengono molto a questa radio. Per cui il fatto che uno speaker manchi non succede assolutamente niente, insomma. Tornerà magari giovedì prossimo o dopo ancora, comunque in qualche modo la radio coprirà anche questo buco in maniera migliore di quello che è stato fatto oggi. Bene, io sono Claudio Simeoni e oggi, stasera, anziché leggere ciò che porta a diventare eterno, proprio io cambio tutto e faccio tutta un'altra cosa. Cosa faccio stasera? Innanzitutto vi parlo della Fiera del Libro di Vicenza. Nella Fiera del Libro di Vicenza esporrò tutti i libri che ho scritto. Sono 10 libri circa. Ricordo il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Vi ricordo che ho scritto Il Sentiero d'Oro, l'immagine della religione romana. Ho scritto Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, un'analisi dei fenomeni di premorte. Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, che è un'analisi delle immagini dei percorsi di stregoneria all'interno della religione romana. Ho scritto i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista, che è un'analisi dei fenomeni Hobbes e dei fenomeni delle sensazioni di premorte. Ho scritto la teoria della filosofia aperta, che però non verrà commercializzata, che è un'analisi dei concetti filosofici dei post-kantiani fino ad oggi. Ho scritto Il Crogiolo dello Stregone, che vi è stato letto pezzo per pezzo qui in radio, sia Il Crogiolo dello Stregone, Il Crogiolo del Male, Il Crogiolo nei quattro canti del mondo. E l'ultimo libro che ho scritto è Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Perché Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano? Perché ciò che non si sa ancora, o comunque ciò che non viene ancora detto, è che la gnosi non è mai esistita come elemento a sé stante, ma la gnosi non era altro che applicazione del paganesimo all'interno di un contesto specifico. Applicazione del paganesimo. Del tardo paganesimo, quello che succede dopo l'impero nel Medio Oriente, va dalla Siria all'Egitto, e i cui principi, storpiati, distrutti, stuprati, vengono presi dagli evangelisti ufficiali e vengono inseriti nei loro Vangeli. Però è sempre paganesimo, un paganesimo che è stato sconfitto dall'avvento del cristianesimo, è stato annientato, i libri sono stati distrutti. Ricordo che prima del ritrovamento dei libri in Egitto si pensava che lo gnosticismo fosse semplicemente una costola del cristianesimo, una costola secondaria. E invece proprio la scoperta dei libri in Egitto ha dimostrato abbondantemente come il cristianesimo sia una stupratura di quello che erano principi pagani, principi gnostici. Ed è paganesimo, questo è il problema. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non decido di rispondere, cioè praticamente fin verso la fine della trasmissione. Ed è paganesimo puro, ed è solo paganesimo, non è cristianesimo nel modo più assoluto e categorico. Naturalmente è un paganesimo di passaggio, cioè un paganesimo che prelude anche all'avvento di quello che è il cattolicesimo, di quello che è il cristianesimo, per cui in realtà ne fornisce alcuni elementi. Poi altri elementi gli vengono forniti dai neoplatonici, da Plotino e Porfirio, e il cristianesimo porta soltanto la sua essenza di morte, la sua essenza per stuprare le persone. E questa dottrina di morte viene nascosta, viene occultata attraverso il furto di Platone, delle opere di Platone che vengono
addirittura tradotto in maniera funzionale a quello che è il cattolicesimo, cioè in maniera falsa, in maniera distorta, e viene nascosto dietro la filosofia di Plotino, dei neoplatonici, che tutta la filosofia scolastica andrà a saccheggiare e a derubare. Per cui questi sono i libri che ho scritto io. Sono 8 libri, in realtà vengono presentati in 10 libri, e oltre a questi c'è un altro libro che è il progetto del paganesimo, cioè praticamente tutti i libri messi insieme e sintetizzati, non riassunti, ma pezzi pezzi, per far vedere il quadro generale attraverso il quale stiamo costruendo il pensiero pagano. Ricordo che quello che noi stiamo costruendo è il pensiero pagano. È la religione pagana, è il futuro di questo sistema sociale. Anche se tante persone dicono tu sei questo, sei questo, cioè ci vengono accostate filosofie, gruppi politici, sistemi di pensiero, cioè, in realtà noi siamo fuori da tutto questo, cioè anche se noi usiamo quello che troviamo nella vita, tutto ciò che di buono è stato fatto, noi siamo al di fuori di tutto questo, siamo oltre ogni gruppo politico, ogni formazione politica, siamo oltre ogni formazione religiosa, oltre ogni pensiero religioso. Perché questo? Perché quello che noi stiamo costruendo è la cosa più antica e più nuova che socialmente ci sia. Ricordo che non esistono studi sistematici dei paganesimi antichi, esistono soltanto degli studi apparenti, non esiste una storia del paganesimo, non esistono le immagini se non come introspezione di quello che sono le immagini cattoliche, il cristianesimo. Cioè, quando qualcuno vi dice un dio pagano, in realtà vi dice il dio cattolico con un altro nome, vi dice la forma della religione cattolica vestita in maniera diversa. Come se tutto il paganesimo fosse stato un prologo all'avvento del macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo chiaramente non è vero, è il più grande falso che ci sia ed è una distruzione, una storpiatura di quella che è la storia. Quella che è la storia, perché ricordate sempre che la storia non si ripete mai, la storia avanza per contraddizioni, risolve le contraddizioni che incontra e continua ad andare avanti. Cioè non esiste corsi e ricorsi storici. Esiste solo una storia che va avanti. Quando si parla di corsi e ricorsi storici, in realtà è un falso, perché? Perché le tecniche per impossessarsi dell'essere umano, per metterlo in ginocchio, sono sempre le stesse. Cioè le tecniche per sottomettere l'essere umano non è che siano tante, sono una decina forse. Bene, quelle tecniche vengono riprodotte in situazioni diverse. E allora la riproduzione della stessa tecnica fa apparire come se ci fosse un ricorso storico. In realtà non ci sono mai ricorsi storici. La storia si modifica andando avanti, anche se andando avanti incontra stuprature, incontra disastri, non è mai corsi e ricorsi storici. La storia va sempre in avanti. Gli uomini vanno in avanti anche quando distruggono loro stessi, anche quando distruggono la loro specie. Anche il processo di distruzione della specie è un andare avanti, perché quando la specie umana è distrutta, la natura continua, per cui non esiste. Ricordo che non rispondo al telefono, se può interessare. Bene, detto questo, io esporrò il pensiero, esporrò il mio pensiero in libri, in fotocopie. In realtà cos'è che ho fatto? Siccome io collaudo moltissimi fotocopiatori, anziché fare i collaudi e buttare via la carta, ho pensato di fotocopiare quelli che è il mio pensiero, quelli che sono i miei libri. Fotocopia dopo fotocopia ho accumulato una quantità sufficiente di materiale da presentare in fiera. Per cui chiaramente la fiera, io non è che sia in grado di fare commercio più di tanto dei libri, cioè posso sì fornire alcune copie dei libri, però non ne ho centinaia, cioè non ho pubblicato, cioè presento semplicemente il mio pensiero. E naturalmente fornirò anche dei libri a chi lo richiede, però vabbè, senza però, insomma. Allora, la fiera è la Vicenza Libri che si terrà. Fiera di Vicenza che si terrà il giorno sì, che si terrà dal 6 al 14 marzo a Vicenza Libri, presso la Fiera di Vicenza. Il padiglione è il padiglione D,
il posto, sì, il box, il posteggio è il 1133. Comunque nel padiglione lo trovate immediatamente, insomma, non c'è nessun, non è enorme, ecco. La presentazione è aperta i sabati e le domeniche dalle 9:30 alle 20 e da lunedì a venerdì dalle 12, da lunedì a venerdì dalle 14:30 alle 20. Vi ricordo che qui in radio io ho lasciato una ventina di biglietti per la fiera, per cui chiunque frequenti la radio e decide, dammi un biglietto per entrare gratis in fiera, non fa altro che venire qua a prenderselo e entrare in fiera. Altri biglietti li abbiamo spediti alle persone che ci erano richiesti, altri ancora li abbiamo spediti come invito, per cui io ne ho ancora qualcuno, non ne ho tantissimi, insomma vedete voi, e sono comunque a disposizione delle persone che sono interessate. E domenica 7 marzo alle ore 16 terrò una specie di conferenza, non so esattamente che posto è e come mi troverò, perché ho visto che c'è un posto che lo chiamano Agorà, penso che sia là che si tenga, cioè non è una sala, è una, sì, beh, comunque in ogni caso è all'interno del padiglione, e presenterò il libro Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. In realtà non è che presenterò ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Presenterò due libri. Presenterò i fenomeni di premorte, cioè illustrerò il libro dei fenomeni di premorte e illustrerò a grandi linee il libro Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Perché sono legati questi due libri? Perché i fenomeni di premorte sono degli studi abbastanza recenti. In pratica, cosa è successo? Che da un 50 anni a questa parte succedono molto spesso incidenti stradali. L'incidente stradale porta le persone in stati comatosi e vengono seguite immediatamente da ospedali di rianimazione in maniera molto più efficiente che non prima, insomma. Bene, ci si è accorti che quando le persone si svegliavano raccontavano una serie di cose. Inizialmente non si è dato molto peso, dopodiché a un certo punto si è cominciato a raccogliere i dati delle persone che si risvegliavano dal coma. E ci si è accorto che c'è qualcosa che non quadra, cioè c'è qualcosa di imprevisto. Bene, la raccolta di quei dati ha evidenziato che esistono sia delle reazioni fisiologiche a momenti critici del corpo, cioè stati che sono vicini alla morte, sia delle reazioni di energia, sia degli stati di percezione alterata, sia addirittura delle uscite dal corpo. Cioè, in realtà, l'esistenza di un corpo luminoso, di un'anima, di una coscienza che va fuori dal corpo, è stata praticamente verificata proprio all'interno degli ospedali di rianimazione. Bene, tutto questo era noto in stregoneria, cioè era noto, però la quantità di dati, cioè la quantità di incidenti stradali che c'è stato in questi ultimi 25-30 anni e la quantità di rianimazione che c'è stata, più l'introspezione ipnotica, più tutta una serie di tecniche messe a punto, ha portato a una mole considerevole di dati, per cui alcune somme si possono trarre alcune conclusioni. Naturalmente queste conclusioni possono essere tratte in base alla propria filosofia, cioè al proprio modo di pensiero, al proprio modo di affrontare il mondo. Se queste conclusioni che vengono tratte sono cioè se la propria filosofia che si percorreva, il proprio modo di guardare il mondo è in contraddizione con le sensazioni, con i fenomeni di premorte, chiaramente c'è qualcosa che non quadra nella filosofia. Se i fenomeni di premorte invece arrivano a poter essere letti con la struttura filosofica, la struttura di pensiero che avevamo, allora vuol dire che la struttura di pensiero era funzionale, più o meno come Democrito che nella sua filosofia tratta del problema degli atomi. Cioè, la sua filosofia ha delle relazioni col reale, ha degli agganci col reale, proprio perché la scienza ha stabilito che questi atomi, è vero, cioè la teoria, il pensiero, aveva un suo sviluppo logico, per cui era effettivamente una visione della vita, mentre invece quelle che sono tutte le visioni che partono dal creatore, dal Dio creatore, hanno fallito. Cioè, hanno fallito perché nella dimostrazione logica, nella dimostrazione filosofica, hanno dimostrato che questo non è vero. Non parliamo addirittura dell'imbecillità del Dio biblico. Però tutto questo è fallito, per cui questo
questo può essere negato. Quello invece, la teoria di Democrito, la teoria atomica di Democrito e quanto questo ne consegue, quanto questo portava, è invece da studiare perché ha delle relazioni reali con la vita. Per cui i fenomeni di premorte possono essere letti da una struttura filosofica. Tutte le strutture filosofiche del Dio rivelato, del Dio padrone, sono tutte, e dico tutte, fallite davanti a sensazioni di premorte. E questo è uno dei motivi per cui le analisi e la banca dati che vengono fatte fanno fatica ad uscire. Cioè ci sono gli studi specialistici, ci sono i dati e le cose fanno fatica ad uscire. Perché? Perché significa bocciare tutte le religioni rivelate. Cioè tutte le religioni rivelate sono delle truffe. E naturalmente questo qua lo agganciamo con ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Perché? Perché i fenomeni di premorte hanno verificato che se l'essere umano si costruisce, passa la vita a costruirsi, in caso di stato comatoso, in caso di grave pericolo di vita, è in grado di far uscire il proprio corpo luminoso. Ma se l'essere umano non si è costruito, se l'essere umano è sottomesso, non solo non ha addirittura stati di percezione alterata, nel senso che esce dal corpo, che non sono le semplici allucinazioni, ma proprio l'uscita dal corpo, cioè la struttura su cui supportare la propria coscienza e la propria consapevolezza, cioè questa che manca quando non ci si è costruiti. Ci sono le allucinazioni, c'è comunque il bombardamento chimico del cervello, c'è comunque simil marijuana e le simil mescaline che entrano in circuito, per cui anche per salvaguardare il dolore nel trapasso, eccetera. Però manca il supporto fisico, manca il supporto fisico del corpo di energia su cui trasferire la coscienza, su cui trasferire la coscienza dell'individuo, cioè l'individuo ha fallito nella vita. E ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, le varie divinità, i vari percorsi che noi abbiamo individuato, era un modo con cui costruire la vita, mettere attenzione nella propria vita, concentrare se stessi per costruire il proprio corpo luminoso, cioè il fine. Chiaramente non so se pensassero effettivamente di andare a costruire il loro corpo luminoso, però questo era il risultato di quel divino, del riconoscere il divino che avevano attorno e di sviluppare il divino che avevano dentro. E di questo ne parliamo, di quello che ci è arrivato da Roma, cioè di quello che è arrivato come sintesi del pensiero e che io ho potuto interpretarlo dal punto di vista della stregoneria. Cioè io non sono un linguista, non faccio l'analisi delle parole, io sono un apprendista stregone che altera la percezione in certi momenti e che mi permette di andare a vedere cosa sono queste immagini. Questo è ciò che mi permette. Naturalmente ciò che vedo io, ecco qua, ciò che vedo io è una cosa infima, una cosa minima rispetto all'insieme della vita, però è quello che ci permette di cominciare un cammino, questo è importante. E in la Fiera Libri di Vicenza vi parlerò appunto di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, che vi ho letto finora qui in radio, no? Ed è la presentazione che l'esposizione dei concetti permette di delineare un cammino di eternità che attraverso l'antico paganesimo romano è giunto fino a noi. L'occasione servirà anche per esporre i concetti del paganesimo politeista e il senso dei percorsi di stregoneria, la costruzione del Dio che cresce dentro l'essere umano, la costruzione del Dio che cresce nel sistema sociale, la costruzione del Dio che cresce negli esseri della natura, la costruzione del Dio che cresce dentro e attraverso le tensioni della vita, sono le forze che portano alla trasformazione del presente come ente sacro e divino in funzione della costruzione della coscienza universale. Ed è questo che diremo, praticamente esporremo un modo di leggere la vita, esporremo il nostro modo di vedere il mondo. Per cui l'appuntamento è a Vicenza Libri, presso la Fiera di Vicenza, dal 6 al 14 marzo, e vi invito a visitare una fiera di libri, vi invito ad avere sempre dei libri per amanti. Io mi ricordo uno scrittore, non mi ricordo più il nome, napoletano, che diceva:
Se io vengo invitato in una casa, la prima cosa che vado a guardare è la libreria. In una casa che manca la libreria, mi chiedo: ma questi cosa vogliono? Che interessi hanno? Che persone sono? Per cui mi raccomando, amate sempre non solo la lettura, ma anche la ricerca, ma anche la trasposizione, ma anche il sapere, la conoscenza in generale, cioè tutto quello che vi può essere utile per costruirvi, e magari seguitelo in base ai vostri bisogni, alle vostre tensioni, al vostro modo di essere. E adesso, visto che non ho nessuna voglia di leggere ciò che porta a diventare tali nella religione romana, accidenti, ci ha lasciato un buco. Sì, vi ho lasciato un buco. Vi leggerò qualcos'altro. Cos'è che vi leggo? Vi leggo dei discorsi generali. Cosa sono questi discorsi generali? In fiera. Io presenterò anche il materiale dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, cioè le varie riviste, fra virgolette, tutte le riviste fotocopiate. Noi fotocopiamo quasi tutto, anzi tutto veramente, e per cui potete vedere anche le riviste dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. E oltre a questi, io ho preparato quattro volantoni che porterò in fiera. So se qualcuno mi vuole aiutare, vabbè, se no. Vedremo, insomma. Quattro volantoni da distribuire in fiera. I quattro volantoni hanno quattro discorsi fondamentali. Il primo è il discorso generale di presentazione della stregoneria del paganesimo politeista. Il secondo è discorso generale su trascendenza e immanenza dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista. Il terzo è condizioni per essere pagano e apprendista stregone, e il quarto è: per favore, non confondeteci con gli anticlericali e gli atei. Bene, stasera vi leggerò il discorso generale di presentazione della stregoneria e del paganesimo politeista. Per cui niente ciò che porta a diventare tardi nella religione romana. Questo mi consente di mettere i discorsi sulle cassette e di replicare le cassette. Qualora io non venissi in radio, è una buona cassetta da mettere su senza grandi problemi. Dunque vi leggo il discorso generale di presentazione della stregoneria del paganesimo politeista, che fu una conferenza, tutti e due veramente, sono due conferenze che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma 5. Dopo, per vari motivi, non ho più avuto la possibilità di continuare quei cicli di conferenze, però può darsi che un giorno o l'altro li riprendo, perché Radio Gamma 5 è una radio molto importante. Prima di leggere voglio fare tre ringraziamenti. Prima di tutto, ringraziamento a Franco Carraro per l'aiuto che ci ha dato per le conferenze. Secondo ringraziamento è per un'altra radio che anche lei ha accettato di mettere su una pubblicità di conferenze, ed è Radio Base. E il terzo ringraziamento che voglio fare è a Radio Gamma e all'amico Franco, che non è Franco Carraro, è un altro Franco che si è spaccato in quattro per riuscire a organizzare la conferenza. E queste persone vanno tutte, tutte ringraziate, no? Discorso generale di presentazione della stregoneria del paganesimo politeista. Il punto di partenza per essere coscienti è il momento in cui nell'universo non esiste coscienza. È il momento in cui l'energia vitale fluttua, ha in sé solo il movimento. Manca di volontà, determinazione e consapevolezza. Questo è il momento da cui possiamo partire per valutare ogni percorso di magia, stregoneria o di costruzione del paganesimo politeista. Il veggente deduce che si tratta di energia vitale inconscia che fluttua dal colore e dalle sensazioni che ne riceve. Ma potrebbero essere anche allucinazioni, eh? La presenza di coscienza produce luce, fuoco, colore e sensazioni diverse. La coscienza è sempre una concentrazione di energia vitale, ma anziché essere in possesso di solo movimento, è caratterizzata dalla presenza di volontà di espandersi e di scelte della direzione in cui muoversi. Determinazioni costruisce delle relazioni con l'energia vitale inconsapevole che assorbe e fagocita per svilupparsi.
Consapevolezza. Esprime l'intento in risposta a bisogni soggettivi, sia di crescere che migliorare le condizioni all'interno delle quali crescere. Queste concentrazioni di energia vitale riconoscono se stesse diverse dall'energia vitale che le circonda e la diversità di luce e vibrazione permettono al veggente di scorgere la differenza fra energia vitale col solo movimento da concentrazioni di energia vitale che, riconoscendo se stesse diverse dall'oggettività in cui si muovono, sono coscienze di sé. La coscienza di sé è dunque quella concentrazione di energia vitale, comunque formata, che riconosce se stessa diversa dall'oggettività. Il veggente ha un'altra possibilità, oltre a quella di risalire la sequenza dei mutamenti, seguire la finalità dei mutamenti. Il veggente, proprio perché risale la sequenza dei mutamenti, svolgendoli fin dall'inizio, il veggente, proprio perché risale la sequenza dei mutamenti, svolgendoli fino all'inizio del tempo, ha la possibilità di definire il fine che persegue il movimento interno dell'energia vitale trasformatasi in coscienza. Attraverso l'osservazione delle tensioni e dei bisogni che attraversano le coscienze di sé, comunque formate, si deduce che la loro finalità è crescere e dilatarsi nel circostante. Quando la crescita individuale si interrompe, le coscienze di sé tendono a fondersi per continuare a crescere. Un processo di crescita per accumulazione e fusione, il cui fine è quello di trasformare tutta l'energia vitale in coscienza di sé, fino a formare la coscienza di sé universo. Non esiste nessuna traccia di una coscienza creatrice, ordinatrice o determinatrice, ma esiste un movimento necessario a cui concorre l'intero cosmo. Il veggente, mentre assiste a questo, riconosce se stesso come coscienza di sé diversa dal circostante. Riconosce in se stesso volontà, determinazione e consapevolezza uguale alle coscienze di sé che si sono formate, siano esse grandiose come galassie o infime come i virus. Riconosce se stesso come un Dio che, sviluppando le proprie determinazioni, la propria volontà e la propria consapevolezza, tende a svilupparsi, a crescere e a costruirsi, esattamente come ogni altra coscienza di sé che lo circonda. Riconosce se stesso come Dio circondato da dei con i quali costruire le proprie relazioni, costruire la propria coscienza mutamento dopo mutamento. In stregoneria si usa il termine coscienza di sé dandogli anche un altro significato. Va ad individuare l'essere umano che, consapevole del fine del proprio esistere, è cosciente della necessità di ricercare i mezzi attraverso i quali attuare quella finalità. Il fine di una coscienza di sé è quello di crescere, dilatarsi, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni. La consapevolezza di quel fine induce ogni coscienza di sé a cercare i mezzi migliori relativi alla propria specie e al proprio divenuto per costruire quel fine. Il non raggiungimento di quel fine comporta l'aborto di quella coscienza e la dispersione dell'energia vitale che la forma. Il raggiungimento di quel fine comporta una nascita, una trasformazione, uno sviluppo, chiamatelo come volete. Nell'essere umano la stregoneria individua delle fasi di trasformazione fisica attraverso le quali costruire il corpo luminoso o di sola energia vitale. L'età fetale che partorisce il fanciullo o la fanciulla, il fanciullo o la fanciulla che partoriscono l'essere umano adulto che partorisce il proprio corpo luminoso. Ciascuna di queste fasi presenta la possibilità di fallimenti, abortire il divenire nella fase seguente. Il mondo presente ha come fine ineluttabile la costruzione della coscienza universale, dove la qualità di questa dipende dalle singole scelte di ogni coscienza mentre costruisce se stessa. Innumerevoli sono i modi e le occasioni attraverso le quali il movimento, necessità, interno all'energia vitale
la porta a diventare coscienza di sé. Stelle e pianeti, esseri di sola energia vitale, coscienze di sé aggregate e sviluppatesi inizialmente separatamente, oppure esseri della natura. L'essere natura, inteso come generatore di coscienze di sé, ha sviluppato proprie tecniche, migliorate nel corso del tempo, per trasformare l'energia vitale inconscia in coscienza di sé. L'essere umano è una delle tante specie di coscienze di sé formata e sviluppatasi all'interno dell'essere natura. Come tale, l'essere umano ha sviluppato le proprie specificità, le proprie determinazioni e le proprie sfide nella vita, attraverso le quali costruire la propria consapevolezza nei fini e la coscienza di trovare i mezzi per perseguirli. La coscienza di sé, dell'essere della natura, si forma con la prima cellula fisica che sviluppa volontà e determinazione per svilupparsi. Il suo processo di costruzione dura tutta la vita. Nella loro forma fisica, gli esseri della natura, usando le loro specificità, altro non fanno che comprimere, arricchendola e compattandola l'energia vitale di cui sono in possesso, al fine di renderla in forma o struttura stabile all'atto della morte del corpo fisico. L'energia vitale che costituisce una coscienza di sé si distingue dall'incosciente per vibrazione o modulazione, per intensità luminosa e per scelta soggettiva del movimento. La struttura che esprime la vibrazione, la struttura che ci trasmette la sensazione di luce o fuoco, l'oggetto che vediamo muoversi per scelta soggettiva, ha la stessa sostanza dell'energia vitale che si muove inconsapevole nello spazio, o che, quando è più pesante, percepiamo in forma di materia. La vita fisica dell'essere della natura e dell'essere umano nel nostro caso è un processo di costruzione del corpo luminoso attraverso l'esercizio della propria volontà, delle proprie determinazioni, lo sviluppo della propria consapevolezza. Sintetizzando, il fine dell'esistenza del singolo essere umano è lo sviluppo del suo potere di essere. Nel corso delle proprie trasformazioni, la specie umana ha sviluppato la ragione. La ragione fu uno strumento che si dette la specie umana, o gli fu imposto, per ordinare il mondo che circonda l'essere umano, descriverlo e dargli un senso logico, finendo per ridurre lo sviluppo dell'essere umano all'interno della sua descrizione, sottomettendolo. Il dominio della ragione ha finito per bloccare lo sviluppo dell'essere umano all'interno della descrizione, impedendogli di attrezzarsi per affrontare lo sconosciuto che lo circonda e interagire con esso. L'essere umano ha finito per nascondersi nella descrizione della ragione e negare terrorizzato quanto non rientrava nella descrizione. Dal momento che la descrizione della ragione non è in grado di dare spiegazioni logiche e soddisfacenti ai fenomeni che non comprende, ha finito per costruire dei fantasmi dietro ai quali nascondersi. La ragione ha innalzato una barriera fra l'essere Dio che preme per crescere dentro al singolo essere umano e tutti gli altri esseri dei che crescono nel circostante. La ragione ha finito per staccare l'essere umano dall'essere natura, nel quale era cresciuto ed era divenuto. Alla fine è arrivato l'orrore sotto forma delle religioni rivelate, nel nostro caso del cattolicesimo, che attraverso l'uso della sottomissione feroce e sistematica annientano l'essere Dio che dovrebbe crescere dentro l'essere umano. L'orrore prodotto dalle religioni monoteiste consiste nel nutrirsi della distruzione della coscienza degli esseri umani, trasformandoli in pecore del gregge che, sottomesse e obbedienti, vanno al macello della vita, a maggior gloria del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. In queste condizioni, la consapevolezza dell'essere umano del proprio fine lo rende cosciente che lo sviluppo del suo potere di essere può avvenire soltanto attraverso libertà, dove per libertà si intende libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. Il potere di libertà e la sua consapevolezza attraversa tutte le coscienze, spingendole a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del loro potere di essere. L'essere umano
deve sottrarsi dalla posizione in ginocchio che gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra gli impongono con la violenza fin dal battesimo, quando non è in grado di difendersi, scegliere o discriminare. Sottrarsi non significa cambiare religione, ma rimuovere il condizionamento educazionale alla sottomissione, che dal giorno in cui è nato gli è stato imposto fino al momento in cui è divenuto consapevole della necessità della sua rimozione. Questo può avvenire in due modi, anche se i due modi in realtà non esistono, ma sono aspetti diversi del medesimo. Primo, mettere in atto delle strategie che comunque sono atti di stregoneria attraverso le quali sottrarsi dall'assoggettamento. Nelle trasmissioni a Radio Gamma 5 su 94 FM abbiamo parlato e spiegato il senso del crogiolo dello stregone. 2. Usare la propria determinazione, la propria volontà per chiamare in aiuto le coscienze divine e le tensioni divine del circostante affinché alimentino il nostro fare. È vero che la ragione ha tagliato i legami con le coscienze di sé che ci circondano, ma solo a livello conscio, a livello del superio. In realtà ogni essere umano ha le proprie predilezioni, le cose che lo attraggono, il desiderio e ciò che gli dà piacere. Anche se la sua ragione tende a descrivere questo, dando una sua spiegazione, questo sentire rappresenta l'ultimo legame col divino che lo circonda. Uno degli ultimi legami che muore è Eros, il piacere e desiderio sessuale. Si possono mettere in atto delle strategie che attraverso la soddisfazione dei bisogni sviluppano il potere di essere, sottraendo l'individuo dalla posizione in ginocchio. Queste strategie, che comportano la compattazione di se stessi, l'articolazione dell'attenzione, la pratica dell'intento, la sospensione del giudizio e del dialogo interno, eccetera, portano alla progressiva trasformazione dell'individuo e del suo modo di rapportarsi col mondo, imparando a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, sottraendolo dall'imperio e dalla sottomissione al Dio padrone. In stregoneria, il credere non è una questione di fede, ma una questione di autodisciplina. Si possono evocare le coscienze di sé che ci circondano attraverso le nostre predilezioni, le nostre scelte e il nostro fare. Si può attingere dalla forza del bosco, sia esso in forma di Silvano, Fauno o Pan. Si può attingere dalla città nella forma di Quirino, si può attingere dal mare nella forma di Nettuno, si può attingere dall'atmosfera nella forma di Giove, si può attingere dalle tensioni coscienti come Furia, Nereo, Venere o Cerere. Si può farlo riconoscendo che il mondo che ci circonda non è forma passiva, ma è un insieme di coscienze che fondano il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Si può costruire la relazione semplicemente pensando al mondo non solo come forma, ma anche come coscienza uguale a noi stessi. Il nostro fare chiama il divino che ci circonda, e qualora questo chiamare sia determinazione per costruire la libertà del fare, trova il divino compartecipe, in quanto quel divino diventa importante per lo sviluppo delle sue stesse trasformazioni. La massima evocazione sia nella forma della devotio e del fare che comporta. Chi si trasforma è l'individuo in base al suo intento. La misura dello sviluppo della stregoneria del paganesimo politeista sia nella vita di tutti i giorni. Non si può separare l'essere pagano o la pratica di stregoneria dalla vita quotidiana. La costruzione dell'individuo avviene in ogni attimo dell'esistenza. Ogni attimo può portarci nella direzione della sua costruzione o della sua distruzione. Porta nella direzione della costruzione dell'essere umano quando alimenta il Dio che cresce dentro, sviluppo del potere di essere. Porta nella direzione della distruzione mentre agisce appropriandosi di esseri della propria specie, attraverso i quali soddisfare i suoi bisogni, sottomissione al potere di avere. Per concludere, nella concezione del paganesimo politeista e della stregoneria, la vita è un'opportunità attraverso la quale costruire una coscienza di sé, che mutamento dopo mutamento può partecipare alla costruzione della coscienza universo. Al contrario, la vita può essere un aborto, un fallimento, qualora l'essere umano, nel nostro caso, si sottomette ai fantasmi degli a priori, che permettono alla descrizione della sua ragione di conservare il dominio sull'essere umano, perché tanto
Il futuro è assicurato da un Dio, un Buddha, un maestro, un paradiso, una reincarnazione, eccetera, eccetera, costringendolo a rinunciare all'esercizio della propria volontà, le proprie determinazioni e la propria consapevolezza. La scelta è dunque fra costruire il Dio che cresce dentro di noi o sottometterci, posseduti da un Dio padrone. La più grande arte di magia nera è la distruzione degli esseri umani attraverso la loro sottomissione. La magia nera è l'arte dei preti cattolici, protestanti, musulmani ed ebrei e loro imitatori nel mettere in ginocchio gli esseri umani distruggendo il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. La costruzione del potere di essere, oggi come oggi, passa necessariamente attraverso la rimozione definitiva della magia nera. Senza la rimozione della coercizione non c'è costruzione del potere di essere. Che il divino del circostante si fonda col nostro divino, la volontà del circostante si fonda con la nostra volontà, la libertà del circostante si fonda con la nostra libertà, per costruire un cammino di eternità. Scritta per presentazione a dibattito a Radio Gamma 5, il 29 aprile 1998. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Questo è il discorso generale di presentazione della stregoneria e del paganesimo politeista. E a braccio continuerò con la seconda conferenza che abbiamo tenuto a Radio Gamma 5, il discorso generale su trascendenza e immanenza visti dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista. 2 minuti di pausa, per favore, e ricomincio. Passati, comunque va bene così. Anche questa conferenza è stata tenuta a Radio Gamma 5. Il discorso generale su trascendenza e immanenza visti dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista. Si divide in 4 capitoli: il soggetto della trascendenza, la trascendenza in stregoneria e l'inganno, l'essere umano dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista, la trasformazione dell'essere umano e l'accesso alla trascendenza. Il soggetto della trascendenza. Prima di definire il trascendente, è necessario definire il soggetto a cui il trascendente si riferisce. Noi, considerandoci esseri umani nella loro totalità, non siamo soggettivamente in grado di parlare o di disquisire su ciò che ci trascende, in quanto il fatto stesso che qualcosa ci trascenda non può essere parte di noi. Perché dobbiamo affermare questo? Perché su questo viene costruito l'inganno. Se non possiamo parlare di qualche cosa che ci trascende, perché dunque lo immaginiamo? Perché qualcuno che non ci trascende afferma e impone di parlare di ciò che ci trascende. In altre parole, un oggetto di cui noi non possiamo parlare ci racconta di ciò che trascende noi in quanto esseri umani. La cosa è un po' incongruente e sta ad indicare come l'inganno non è solo nella presentazione della trascendenza, ma nell'imposizione della relazione che impone la trascendenza. Anziché discutere della natura dell'oggetto che mi si presenta, che mi presenta la trascendenza, discuto sulla trascendenza presentata. Anziché discutere sui bisogni che inducono l'oggetto a presentarmi ciò che secondo lui mi trascende, discuto su ciò che mi viene presentato, presupponendo che quanto mi viene presentato mi sia utile aprioristicamente. In questo modo scompare la natura di chi presenta la trascendenza. Mentre gli esseri umani disquisiscono sulla trascendenza, presuppongono che questa sia reale, giustificandone le incongruenze. Con la loro impossibilità di descrivere la trascendenza, impongono la trascendenza come oggetto a priori del loro pensiero. A quell'oggetto a priori impongono deferenza e presupposto universale da cui far nascere ogni descrizione. Tutto questo non è ammissibile né nel paganesimo politeista né in stregoneria. Sia nel paganesimo politeista che in stregoneria non esistono dei concetti a priori tali da trascendere l'essere umano, ma esiste uno sconosciuto da affrontare nella misura in cui mi può svelare fenomeni e conoscenze che mi permettono di svilupparmi, di sviluppare il mio potere nell'esistenza, il mio potere di essere. Ciò che trascende l'essere umano
non può essere oggetto di discussione semplicemente perché non può esistere se non nella forma di inganno e di truffa. E passiamo al secondo capitolo, la trascendenza in filosofia e l'inganno. In stregoneria l'oggetto che trasmette il messaggio o il fenomeno è il primo elemento su cui lo stregone interviene. La prima domanda che lo stregone si pone è: perché ti ho incontrato? Perché tu mi trasmetti quel messaggio? Qual è il tuo intento nel trasmetterlo? Quel messaggio mi è utile nella mia vita quotidiana? Quel messaggio è utile agli esseri umani con cui vivo? L'oggetto che trasmette il messaggio è analizzato dallo stregone in quanto il messaggio è fenomeno del messaggero. Potremmo dire che il messaggero qualifica il messaggio, oppure che il messaggero è causa del fenomeno. Se un messaggero è in grado di entrare in relazione con i miei sensi, in qualunque stato percettivo io mi trovi, questo non può essere trascendente, ma deve essere necessariamente immanente. In altre parole, se il messaggero può venire da me, io posso, al di là dei mezzi e delle disquisizioni, andare da lui. Non è possibile ammettere che un oggetto possa agire sul mio sentire senza ammettere che io possa, in qualche modo, agire sul suo sentire. In stregoneria è dato il principio: ciò che mi raggiunge, in qualche modo posso raggiungerlo. Se non lo raggiungo, può essere che non sia sufficientemente attrezzato per raggiungerlo, ma anche questo non deve trarre in inganno, in quanto se il messaggero può interferire con me, significa che io sono pronto ad interferire con il messaggero. Prendiamo ad esempio la formazione del giudizio dell'essere umano in forma fetale. Si può dire che, eccetto la madre, nessun essere umano è in grado di farsi messaggero e di intervenire sul suo modo di affrontare il mondo. Se nessun essere umano è in grado di intervenire nella sua formazione del giudizio, appare ovvio che l'essere umano in forma fetale non è in grado di intervenire nella formazione del giudizio di un essere umano adulto. Le cose cambiano quando l'essere umano fetale muore e nasce il bambino. L'essere umano adulto può intervenire per modificare la percezione del mondo del bambino e il bambino ha la capacità di percepire il messaggio e modificarlo. A sua volta è in grado di intervenire per modificare la formazione del giudizio dell'essere umano adulto. Cosa non posso raggiungere? Ciò che non esiste, ciò che è frutto di fantasia, illazione, ipotesi, che quando diventano oggetti attraverso i quali costruire il giudizio, diventano inganno. E passiamo al terzo punto, l'essere umano dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista. La descrizione dell'essere umano nel paganesimo politeista e in stregoneria non è quella di un essere umano creato ad immagine e somiglianza di un a priori, ma è quella di un essere umano in costante costruzione. Come essere in costante costruzione, a seconda delle fasi di sviluppo che percorre, si è dato degli strumenti attraverso i quali affrontare la fase che sta vivendo. Come esseri della natura, noi esseri umani, ci siamo dati uno strumento che è la ragione, la capacità di descrivere il mondo che incontriamo mediante le parole per quello che possiamo comprendere e capire. La ragione è uno strumento col quale costruiamo delle relazioni, col quale comunichiamo in questa forma. La ragione è uno strumento funzionale alla costruzione di alcune relazioni che ci permettono di svilupparci. La ragione non è il solo strumento di cui l'essere umano si serve. Non solo la ragione e la sua descrizione possono essere ampliate all'infinito. I limiti sono quelli fisiologici dell'essere umano, non quelli della descrizione. Ma la ragione è uno strumento di cui la specie umana si serve soltanto negli ultimi 10-15 mila anni. Se ipotizziamo di essere usciti dal brodo primordiale 1 miliardo di anni fa, e in tutto questo tempo la specie si è trasformata, affrontando e descrivendo il mondo con cose che non erano la ragione, si può ipotizzare che essendo noi l'ultimo prodotto di una catena lunga 1 miliardo di anni, noi siamo in possesso della percezione del mondo di quando il nostro antenato era un essere ameba, di quando era un essere insetto, di quando era un essere rettile, di quando era un essere topo, di quando era un essere proscimmia, eccetera, eccetera. In questo modo, con Castaneda,
Possiamo affermare che la percezione descritta dalla ragione altro non è che una parte, un'isola della totalità della percezione umana o delle potenzialità di essa. Nell'essere umano ci sono forze che premono affinché egli percepisca il mondo in forme diverse che non siano quelle della ragione, e ci sono forze sprigionate dalla ragione che tendono a chiudere in essa l'intera percezione umana. Questa lotta è il senso della percezione in stregoneria e va a qualificare le relazioni fra l'essere umano e il divino che ci circonda, descritte nel paganesimo politeista. Parlare di trascendenza in stregoneria e nel paganesimo politeista significa parlare di trascendenza relativa alla ragione. In stregoneria e nel paganesimo politeista, il divino che ci circonda è trascendente rispetto alla descrizione della ragione ed è immanente rispetto all'essere umano nel suo insieme. E passiamo al quarto punto. La trasformazione dell'essere umano e l'accesso alla trascendenza. In stregoneria il trascendente è a portata di mano, non come definizione fantastica, ma come incontro dell'essere umano nel suo percorso di trasformazione. In stregoneria l'essere umano si trasforma in funzione di un obiettivo da raggiungere, di una verità da conquistare. In stregoneria un essere umano si trasforma in risposta ai suoi bisogni e alle sue necessità, e quanto raggiunge, conquista, e conquista diventa descrizione della trascendenza. L'essere umano si trasforma uscendo dalla ragione e alterando la percezione, e quanto incontra è trascendenza, che riesce a raggiungere e a descrivere attraverso gli elementi presi a prestito della sua descrizione. Ci sono due cose da considerare: quanto l'individuo percepisce e quanto della percezione riesce a descrivere. Se io percepisco il mondo con gli occhi di un essere lucertola, le sensazioni e i fenomeni che ne ricavo o li trasformo in azione, che è l'arte della stregoneria, oppure tento di descriverli e comunicarli. Dal momento che non ho una descrizione fondata sulla percezione dei fenomeni con gli occhi dell'essere lucertola, devo necessariamente adattare gli elementi della descrizione della ragione per definire quanto il mondo percepito con quegli occhi mi trasmette. Una descrizione parziale, incompleta, imprecisa, monca, come ogni descrizione della ragione. Alterando la percezione, io costruisco una relazione con la coscienza di sé, atmosfera o cielo. Fintanto che questa relazione è partecipe alla mia azione, al mio modo di rapportarmi col mondo, non ho nessun problema. Il problema nasce quando devo descrivere e comunicare agli altri esseri umani alcuni elementi di quanto percepisco e formare una descrizione. Comincio col dire che la coscienza di sé con cui mi relaziono è composta da volontà, determinazioni e intenti di crescita e trasformazione che riconosco della stessa natura dei miei. Se le tensioni dell'esistenza che riconosco nella coscienza di sé con cui mi relaziono sono della stessa natura delle mie, la rappresentazione nel mondo della ragione è quella di un altro essere umano. Come maschio la rappresento in forma maschile. Se fosse una donna potrei presentarlo in forma femminile. Fatto questo, riconosco che la coscienza di sé con cui mi relaziono è molto più vasta della mia. La rappresentazione avrà un che di enorme. Riconosco che è antica in quanto ha attraversato un numero grandissimo di mutamenti. Anche questo elemento rientra nella rappresentazione. Le riconosco molta conoscenza della quale io attingo. Anche questo elemento deve essere rappresentato. Inoltre, per rappresentare questa descrizione come cielo, devo innalzarla come l'atmosfera che mi avvolge. Alla fine di tutta questa operazione, per descrivere e comunicare agli esseri umani della ragione quanto io percepisco, avrò rappresentato un essere umano vecchio e saggio per molti anni, ma robusto e vigoroso, che sprizza volontà e determinazione da ogni parte, molto grande e sospeso nel cielo. Questa rappresentazione la chiamo Giove, la chiamo Zeus o come volete, ma è la coscienza di sé dell'atmosfera terrestre. Se io la rappresento all'interno della ragione in questo modo,
Fuori della ragione non ho rappresentazione, in quanto quella coscienza di sé non ha forma né descrizione. È solo consapevolezza, volontà e determinazione, e sono le cose con le quali costruisco la relazione e alimento la mia azione. Questa coscienza di sé è trascendente alla ragione, ma è immanente rispetto all'essere umano. Può avere una sua rappresentazione nella ragione, sia come forma scientifica che come descrizione magica, come divinità. Nonostante questo, in stregoneria non è né forma scientifica né divinità, è coscienza e consapevolezza attraverso la quale costruire una relazione. Nel paganesimo politeista la descrizione che viene fatta nella ragione della consapevolezza percepita ci permette di costruire un ponte fra la descrizione della ragione e la percezione alterata, permettendo al viaggiatore nei mondi della percezione di essere intrepido. Permette di affrontare ogni cosa strana senza necessariamente doverla descrivere, ma senza farsi assoggettare da questa. Il paganesimo politeista ci permette di continuare il cammino di libertà senza essere assoggettati ad una verità che lo fermerebbe. Sono circondato da coscienze e da consapevolezze che riconosco come divine uguali a me, ed anche se non le descrivo, le posso usare per arricchire il mio fare. Quando descrivo le coscienze e le consapevolezze che mi circondano, lo faccio per costringere la mia ragione a dilatarsi, a riconoscere fenomeni che lei non considerava esistenti, permettendo alla mia descrizione di rimuovere tutti quei fantasmi voluti dalla ragione che mi impediscono di riconoscere il divino che mi circonda uguale a me stesso. Nel paganesimo politeista in stregoneria, trascendenza e immanenza vanno lette nella specificità di un cammino di libertà. Un cammino di libertà che porta alla costruzione del potere di essere, dell'essere e della natura. Se l'essere umano non incontra quanto trascende la ragione nel corso del suo sviluppo, è bene che neghi l'esistenza di ogni trascendenza, in quanto questa per lui è solo inganno volto ad assoggettarlo. La fede, intesa come fiducia in cui riporre delle aspettative, si può concedere solo al messaggero di cui si conoscono bisogni e finalità. Non lo si riconosce come oggetto, se non lo si riconosce come oggetto e si immaginano i bisogni e le finalità che noi vorremmo che costui avesse, abbiamo costruito la nostra sconfitta. Quando sull'oggetto percepito si proiettano aspettative soggettive, si distrugge il principio speranza, sostituendolo con fede acritica. Ma se Fides non è seguita immediatamente da facto azione, allora è madre di inganno, e ogni fantasma che blocca l'uscita dalla ragione della percezione umana è pronto a servirsene. Fine della conferenza dibattito svolta a Radio Gamma 5. Il 26 giugno 1998, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questa è la seconda conferenza. Queste due conferenze noi le abbiamo tenute qui a Radio Gamma 5 e abbiamo esposto questi principi. Abbiamo esposto questi principi che sono sempre i nostri principi, sono sempre le cose che voi trovate in tutti i libri. E questi volantoni, questi quattro volantoni, verranno dati in fiera. Cioè li potete trovare in fiera, li potete avere per pochissimo, e vi servono come base sintetica per comprendere i principi fondamentali del paganesimo e della stregoneria. Proprio con questi principi che vi ho elencato in questo momento, il paganesimo politeista e la stregoneria si staccano completamente da quello che è lo sviluppo della filosofia occidentale negli ultimi secoli. Cioè praticamente, anche se noi prendiamo dalla filosofia il discorso della dialettica, tutta una serie di elementi che ci servono perché sono effettivamente reali in quanto appartengono all'uomo, cioè noi non possiamo negare di avere due gambe, però tutto il nostro discorso poggia su degli a priori, su delle considerazioni che non, sulle quali non poggiava nessun altro discorso, neanche Marx è arrivato, neanche Engels, neanche altri. Voi pensate soltanto che la teoria della dialettica hegeliana, che poi viene ripresa da Marx,
viene già trovata dentro Proclo. Cioè Proclo nel 400 circa d.C. aveva già cominciato a elaborare quella che dopo diventerà la teoria della dialettica di Hegel. Probabilmente Hegel non conosceva Proclo, può essere benissimo, per cui l'ha elaborata in maniera autonoma, però in Proclo, già nel 400 d.C., noi troviamo gli elementi di quella che diventerà la dialettica hegeliana. E dopo verrà ripresa anche da Marx in maniera diversa, con tutta una serie di aggiunte. Quello che noi vi abbiamo presentato però è la spaccatura, cioè noi spacchiamo il nostro discorso filosofico, il nostro modo di affrontare la vita da quella che è stata la filosofia tradizionale. Cos'è che può essere avvicinato al nostro modo di pensare alla filosofia? Alcuni elementi della psicanalisi, cioè la psicanalisi ha stabilito, cioè ha trovato che esistono delle modificazioni educazionali, esistono dei modi di percepire il mondo, esiste la formazione del giudizio, esiste la formazione, la crescita dell'intelligenza, esiste tutta una serie di elementi su cui va a lavorare. Vi faccio un esempio banalissimo. Voi sapete che esistono i coma, no? Cioè le persone vanno in coma. Bene, fino a 15 anni fa, 10 anni fa, le persone che erano in stato di coma venivano tenute al buio e nel silenzio assoluto finché non si risvegliavano. Cioè si riteneva che il buio e il silenzio assoluto li facesse stare tranquille, li facesse. Invece si è scoperto che tanto più le persone sono sollecitate, sono stimolate da fenomeni, tanto prima uscivano dal coma, per cui stimolazione tattile, stimolazione di rumori, stimolazione di tutta una serie di cose, specialmente delle cose di cui la persona aveva delle predilezioni precedentemente. Cioè praticamente si è capito un principio fondamentale, la ricostruzione di tutto l'apparato percettivo e tutto l'apparato sinaptico, cioè il fatto di cercare che il cervello cercasse altre strade e ricostruisse altri collegamenti sinapsi, era tanto più veloce, era tanto più marcato, tanto più positivo, quanti più erano i fenomeni che l'individuo affrontava, quante più erano le stimolazioni che l'individuo affrontava. Allora, cosa significa questo? Che tutto quello che è la nostra crescita intellettuale, crescita percettiva, crescita del nostro modo di essere, crescita culturale, è tanto più vivo, tanto più grosso, quante più sono le sollecitazioni che vengono dall'esterno. Tanto poche sono le sollecitazioni e tanto maggiore è la nostra sconfitta, è il nostro deperimento culturale. E chiaramente cosa succede? Succede che la vita non è uno stato comatoso, anche se può essere paragonato a questo. La vita è fatta di tante cose e a quelle cose noi dobbiamo riuscire a usarle come stimoli, cioè usarle per trasformarci, usarle in modo positivo, usarle in modo per costruirci. Qualche volta è possibile, qualche volta non è possibile, qualche volta è più dura, qualche volta è meno dura, ma tanto più noi riusciamo a volgere a nostro favore gli eventi che incontriamo nella vita, tanto meglio ci costruiamo. Per cui la costruzione dell'individuo è come la costruzione dell'apparato sinaptico che viene danneggiato da un incidente stradale, è tanto più grande, tanto più forte, quanto più sono le stimolazioni che dall'esterno giungono all'individuo. Per cui se noi chiudiamo le stimolazioni che dall'esterno arrivano all'individuo in un'età molto bassa, chiaramente il suo sviluppo culturale, il suo sviluppo mentale, il suo sviluppo cerebrale sarà meno matto. Se abbiamo delle persone che subiscono un sistema educativo costrittivo in maniera talmente aberrante che non riescono più a sviluppare la loro capacità, ma non solo di leggere, ma anche di discernere le cose, di prevedere le cose, cioè, si viene come a chiudere il modo di vedere la vita. E questo è importantissimo. È importantissimo perché? Perché una volta individuati questi meccanismi, noi possiamo vedere come viene costruita la distruzione umana. E chiaramente dopo esiste anche l'apparato soggettivo, cioè la capacità dell'essere umano di reagire a questo. Però da 1500 anni a sta parte la capacità di reazione è sempre diminuita. È sempre diminuita e in modo particolare si sono create delle condizioni affinché la reazione si ponesse in maniera diversa. Cioè
Cioè praticamente il fatto stesso di mettere un Dio all'inizio del proprio pensiero, un patto di Nazareth all'inizio del proprio pensiero, ha condizionato lo sviluppo del pensiero in quella direzione. Cioè non ha potuto mettere degli altri a priori o dei non a priori per sviluppare il pensiero. E questa è stata una cosa gravissima. Bene, io qui vi ho elencato i principi e adesso parliamo invece qualche secondo di un'altra cosetta. Parliamo un altro secondo di quello che è successo, di alcune cose che sono successe alla conferenza di sabato. Dov'è il positivo e dov'è il negativo? Il positivo è questo.